Buongiorno a tutti, eccomi qua ragazzi, non vi ho abbandonato, semplicemente come ho detto stamattina ero un po' impegnato, quindi incasinato, e adesso mi sono liberato, diciamo, ecco. Niente, vorrei cominciare con tutto la fumina che si è alzata intorno alle parole di Bonucci, che ha detto che chi fischia Donnarumma è senza cervello. Ovviamente tutto ciò è rivolto ai tifosi rossoneri, e a chi se no, ai tifosi rossoneri che ovviamente mal sopportano Donnarumma per quello che ha fatto. Che poi abbia fatto una scelta professionale, va bene, ok, perfetto, rispetto alla scelta professionale, ma che l'atteggiamento non sia stato digerito ai tifosi rossoneri, ci può stare anche quello, e nessuno deve romperci le scatole. Certo che Bonucci, che va a dire che siamo senza cervello, fa veramente, veramente arrabbiare soprattutto i tifosi rossoneri. E io dico solo una cosa: Bonucci, secondo me, è meglio che pensasse in casa sua, è meglio che pensasse a ponderare le parole, quello che dice, perché già non è simpatico a nessuno. Già vive un momento di calo terribile anche con la sua squadra, e è messo ormai ai margini. Già non è ben voluto nemmeno dai tifosi rossoneri e da altri supporter. Credo che Bonucci debba pensare a se stesso e soprattutto a dire parole più intelligenti, perché si può dire qualsiasi cosa, ma in maniera intelligente, senza offendere nessuno. Chiaro che in quel momento si è sentito in dovere di tutelare un suo compagno della nazionale, però non puoi dirlo dando degli imbecilli o degli ignoranti o dei mentecatti, perché dicendo senza cervello, quello stai dicendo a un tifoso, perché ti metti contro la flange intera dei tifosi. E a livello calcistico aizzare queste cose non va bene. Vuol dire che hai giocato tanti anni a calcio, ma del calcio non hai capito una mazza, non hai capito nulla. Poi sappiamo il giocatore che è, anche con la sua parentesi tristissima al Milan e di ciò che ha fatto, quindi era solo per fare un piccolo appunto su questa situazione. E detto ciò, arrivano notizie da Origi, ok, se Magnan ancora sono sotto accertamenti. Per quanto riguarda Origi invece, ragazzi, purtroppo non sarà sicuramente disponibile per Empoli, rientrerà settimana prossima a Milano, ma non sarà disponibile per Empoli, e se ne parlerà forse col Chelsea. E quindi continuano gli straordinari per Giroud. Fino a quando Giroud starà bene, saremo quasi salvi. Quando Giroud avrà problemi, siamo nella cacca. La realtà delle cose è questa, perché il nostro parco attaccanti fa ridere a livello di numerica e di disponibilità, attenzione. E arrivano anche notizie sul fronte Leao, ragazzi. Leao, il Milan sarebbe a quanto pare disposto a accontentare, tra virgolette, Leao, arrivando a una cifra intorno ai 6.5 milioni di euro. Il problema qual è? Che non si schioda Mendes, non si schioda da quella cifra, non si schioda da quella cifra, che sono i 7 milioni e in più anche il pagamento della multa. Io veramente ritengo questa operazione, veramente questa richiesta, veramente arrogante e fuori da ogni logica. L'ho già detto in un altro video, ma la cosa importante poi anche è che in tutto questo c'è il Chelsea, che è disposto ad arrivare fino a una cifra intorno ai 120 milioni di euro per avere Leao. Attenzione, perché io sto cominciando a diventare un po' negativo riguardo al futuro rinnovo di Leao, comincio a essere un po' pessimista sul fatto che possa rinnovare e comincio a avere i miei dubbi. Se non sarà a gennaio, a questo punto, a malincuore, ragazzi, mi spiace, ma bisogna comunque darlo via, trovare una soluzione. Se veramente il Chelsea si mette sul piatto quei 120 milioni, si prendono quei 120 milioni, ma si investono sul mercato, non si mettono in saccoccio. I 120 milioni si reinvestono sul mercato, perché ora basta prendere i soldi e metterli in saccoccio, ok? Adesso basta, adesso è ora che i soldi che prendi li prendi, non dico 120 tutti, ma la buona parte li investi per un cavolo di giocatore, perché
è il momento di dire basta a vendere o lasciare andare giocatori di ruolo importanti e poi non vengono puntualmente sostituiti degnamente. Fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre Forza Milan, noi ci sentiamo più tardi e addio!